L'azienda Lo Sperone nasce nel 2009 dietro un'iniziativa della mia famiglia e l'enologo Valerio Coltellini, che già conoscevo da tempo e col quale abbiamo intrapreso questa iniziativa. È nata un'opportunità, l'abbiamo colta, abbiamo acquisito questa azienda che alle origini era di circa 2 ettari, quindi un'azienda molto molto modesta. Poi 2 anni fa abbiamo acquistato dell'altro terreno, oggi in totale gli ettari sono 10. Vogliamo arrivare con nuovi impianti ad avere 2 ettari di vigneto, una produzione intorno alle 10-12 mila bottiglie. Il target massimo a cui potremmo arrivare anche nei prossimi anni sarà 20 mila bottiglie, quindi una produzione molto modesta, che però deve essere, che guarda moltissimo alla qualità. Il progetto nasce proprio per realizzare 2 vini, il rosso e il brunello, di qualità eccelsa. È un impegno gravoso, è una scommessa, ci vogliono tante energie, ci vuole abnegazione, impegno, bisogna superare tante difficoltà che si presentano, però siamo estremamente determinati per raggiungere questo obiettivo. 4 anni sono pochi, quindi abbiamo portato in commercio il primo rosso di Montalcino completamente fatto da noi e stiamo commercializzando invece il Brunello che avevamo acquisito nelle scorte quando abbiamo comprato l'azienda. E puntiamo moltissimo, come dicevo, alla qualità, guardiamo molto i mercati esteri, siamo stati al Vinitaly per 2 anni, abbiamo delle buone relazioni a livello internazionale che cerchiamo appunto di sfruttare soprattutto per il discorso aziendale. Siamo piccoli, non possiamo fare dei discorsi importanti perché le nostre quantità non ce lo consentono. Per questo stiamo cercando anche di fare sinergia con altre aziende qui di Montalcino e anche di fuori, perché comunque ecco, questi rapporti che siamo riusciti a costruire e che continuiamo a irrobustire nel tempo ci aprono degli spazi interessanti. Sicuramente quando si parla di Brunello, tralasciando l'Italia dove chiaramente è conosciuto, si parla di un vino di eccellenza, di un territorio importante che è la Toscana, di un paese che è conosciuto in tutto il mondo, dall'Africa all'America all'Asia. E questo è molto importante perché appunto durante soprattutto esperienze di lavoro che ho io mi capita spessissimo di parlare di vini e quindi di creare delle opportunità.